E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare dello strale Tempesta, terzo strale che incontriamo nel mondo di Anthem, che potremo appunto utilizzare all'interno del gioco. Come al solito permetto che tutte le informazioni che sto per rivelarvi sono prese direttamente dal sito di Anthem. Sono state quindi rilasciate ufficialmente da EA e sono perfettamente affidabili. Ci tengo a precisare però che il gioco è ancora in fase di sviluppo e che quindi queste potrebbero cambiare. Detto questo, andiamo subito a parlare del Tempesta. Il Tempesta è uno strale che ha origini nemiche. Infatti questo è stato ricavato dalle tecnologie nemiche recuperate sul campo di battaglia e ci permette quindi di controllare delle forze elementali. Proprio a causa della sua grande potenza, il Tempesta è uno strale che richiede un pilota esperto e che, da quello che si capisce, si sbloccherà più avanti all'interno del gioco. Come ho già detto, questo strale possiede una grande forza elementale che gli permette quindi di sferrare attacchi molto potenti. Pecca però sotto l'aspetto della difesa. Ma adesso andiamo subito a vedere le sue abilità. Permetto che quelle rivelate ufficialmente da EA sono abbastanza vaghe, ma siamo riusciti a ricavarne un'altra dai gameplay che sono stati rilasciati. Partiamo con l'abilità più evidente, nonché penso quella più utilizzata, dello strale, ovvero il volo rasoterra. Infatti con questo strale potremmo muoverci volando appunto rasoterra, avendo quindi una mobilità decisamente migliore che ci permette di fuggire più velocemente in situazioni estreme o di attaccare nemici senza che questi se ne accorgano. La seconda abilità strettamente collegata alla prima è quella del teletrasporto. Infatti, grazie alla manipolazione cinetica di questa tuta, saremo in grado di teletrasportarci per effettuare degli attacchi a sorpresa che i nemici non si aspetteranno. La terza abilità, nonché ultima che siamo riusciti ad individuare, è quella dei fulmini concentrati, o perlomeno così l'abbiamo chiamata. Questa l'abbiamo ricavata dal secondo gameplay che è stato rilasciato da EA, e essenzialmente si tratta di una raffica di fulmini che vengono scaricati dal cielo paralizzando i nemici. Quindi ragazzi, queste erano tutte le informazioni che finora conosciamo sullo strale Tempesta. A breve verranno anche rilasciate le informazioni riguardo l'intercettore, quindi rimanete aggiornati sul canale. Se non avete visto i video sul guardiano e sul colosso, li trovate in fondo. E detto questo, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguici anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, è anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.